Allora, oggi siamo qui in questa splendida location, ma veramente bella. Val Barbera, questo è il torrente Barbera, e qua noi abbiamo fatto il campo base, base camp stretto del Barbera. Ora i ragazzi si fermano qua e io invece mi faccio un bel giro, non lungo, 7 chilometri circa, 7 e mezzo, che da Pascotra, che è l'area attrezzata di Bosco Piano, attraversando la strada c'è un sentiero che porta al Monte Gavasa e volendo proseguire anche al Monte Barillaro, però penso che mi fermerò al Monte Gavasa e poi scendo giù dall'altra parte da Riva Rossa e incontro il bivacco Marchesotti. Ora tra poco parto, mi metto la crema, caldo lo fa abbastanza, ma è abbastanza presto, quindi insomma sopportabile per ora. Ora 2 minuti e si parte. Guardate qua che roba, bellissimo. Sono appena partito, percorso nel bosco, ma volevo farvi sentire le cicale, un rumore assordante di cicale. Forse non l'ho mai sentito così forte, oltre a qualche macchina che passa sulla strada, perché la strada è appena qua sotto. Bene, proseguo. Tira da pazzi qua, è anche sdrucciolevole, molto sdrucciolevole. Devo venirci d'inverno, sono pazzo. No, però praticamente è finita, e direi anche che il Monte Gavasa è questo, anche perché qui dovrebbe essere Monte Barillaro, quello là è Monte Gerolo, sicuro. Io non sono esperto della zona assolutamente, però leggo e soprattutto guardo navigatore eccetera eccetera, cartine. Dovrei essere quasi arrivato e mancherà 1 chilometro e poi scendo giù dall'altra parte, che ci sono i ruderi di Riva Rossa e il bivacco. Eccomi questo
qua era sella del Monte Cavasa, adesso prendendo quel sentiero lì, ma 400 metri sono sul monte, che temo non sia panoramicissimo perché c'è degli alberi, però ci accontentiamo. Poi forse torno indietro e vado giù di qua e arriva Riva Rossa, ma forse posso scendere anche dall'altra parte, non lo so, vediamo. Ecco, questa è la cima fra virgolette del Monte Cavasa, e come mi immaginavo non si vede nulla perché siamo in mezzo agli alberi. Ma questo tratto è veramente brutto, 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 brutto. Ora, sentiero non c'è più, ma dovrei seguire il crinale, comunque si scivola un sacco qua, proprio. E escursionisti esperti, ma perché si scivola più che altro? Perché ci sono i ciottoli, vabbè, è tutto conglomerato, sdrucciolevole. La strada non è tanto distante, però qua ci va a faticare, va bene. Comunque continuo ad arrivarci. Ecco, qui qua
sono ritornato appunto a campo base, costume messo, bagno fatto lì nel laghetto, lì. Adesso sono qua al centro di Fiume. Comunque c'è già un sacco di gente. Anche il pranzo che ho fatto e la gita ho avuto qualche difficoltà sul finale, perché troppo ripido e scivoloso per un paio di chilometri di discesa. Veramente sono abbastanza provato, no scherzo, però mi sono fatto il bagno rigenerante, quindi qua c'è la Zoe che si vuole... Zoe! Comunque i bambini si stanno divertendo e la cosa più importante è quella. Oggi, come la settimana scorsa, siamo venuti in Val Borbera e... Bambini, vi è piaciuto? Vi siete divertiti oggi? Sì! Ma certo, beh, avete fatto come essere al mare praticamente. Relax! Però eravamo al fiume però invece di sera. Bello! E poi magari ci ritorniamo ancora prima della fine dell'estate. Sì! Va bene, dai. Alla prossima, ciao a tutti! Ciao! Aspetta, cosa? Se parliamo così, perché sono stanco. Ah, ok, va bene, non c'è problema. Date l'ultimo, ancora un saluto, dai. Uno, ciao. Due, tre. Ciao!